assistere alla presentazione di questa app che per noi è significativa per un duplice motivo. Il primo, perché, anzi tre motivi. Il primo, mi ha fatto conoscere un giorno, una persona per bene, un ragazzo di Leite, quindi abbiamo tante persone promettenti, che poi si è contornato di altri giovani promettenti, con qualche difetto, ma non posso dire tipicamente, però che dobbiamo fare, dobbiamo accettare anche questo. E quindi, secondo, perché lui è stato vincitore di questo bando di concorso di una startup d'impresa Gaeta e quindi è stato destinatario di un contributo importante a fondo perduto per creare l'impresa, l'impresa giovanile. Terzo, la città di Gaeta si arricchisce di uno strumento tecnologico importantissimo che permetterà a tutti i turisti di godere pienamente dei nostri, delle nostre bellezze culturali, ma non solo, è una guida da parte della città di Gaeta, in questo caso da parte di Giampiero e di Innovation Project, che è la società che ha costituito quest'acqua, e quindi una guida che ha un po' che accoglie i nostri turisti, i nostri visitatori qui nella città di Gaeta. Devo dire che era necessario avere un'iniziativa di questo genere. Tra l'altro, quello che stiamo costruendo è quello di far dialogare le varie app. Qua c'è Mirko Di Ciaccio, che è colui che ha realizzato l'app delle luminarie, altra persona che io ritengo validissima, giovane promettente, che è sul palcoscenico nazionale e che è legato al Milan Club perché ha fatto un'app per il Milan e poi ovviamente, visto che ha fatto l'app per il Milan, l'ho fatta proprio la Gaeta, quindi. e quindi un'app che accoglie, che guida i nostri turisti dal punto di vista storico, culturale, gastronomico, con tutte le offerte delle strutture ricettive. Quindi non c'è più bisogno di venire a Gaeta per andare alla ricerca, ma basta collegarsi, scaricarsi l'app e quindi da migliaia di chilometri avere la possibilità di orientarsi nella nostra città. Io non voglio entrare nella parte tecnica perché mi fa piacere che Giampiero, dopo tutto questo grande lavoro che ha svolto, la presenti. Quello che mi ha colpito di questo ragazzo è l'educazione, l'umiltà, che ho apprezzato tanto. E quindi questo sicuramente sono valori importanti sui quali noi non dobbiamo trascurare e sicuramente sarà un esempio verso altri ragazzi che vogliono intraprendere un'attività di impresa. Spesso e volentieri si cerca la strada più corta, la strada più semplice. Lui ha osato, ha partecipato a un bando, è risultato vincitore. Conosco i contenuti di quest'app e quindi vi posso anticipare che è stato molto 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 efficiente nella costruzione di quest'app. Tra l'altro saluto Natalia che sicuramente avrà tradotto tutto in russo e quindi un'altra persona vulcanica, energica, che è amica alla città di Gaeta. E quindi ora dobbiamo soltanto favorirne la fruizione di quest'app e quindi qui sta nella tua campagna di promozione, di marketing, di come veicolarla, come farla entrare dentro ogni imprenditore, ogni turista, ogni visitatore. Sicuramente l'impresa non è semplice, non è facile come per qualsiasi imprenditore, ma io sono convinto di tutte le capacità per farlo. Avrai sempre l'amministrazione comunale al tuo fianco perché questa è nata con risorse pubbliche e quindi è figlia dell'amministrazione comunale, quindi noi ti seguiremo. L'elemento fondamentale di cui discutevamo anche con l'assessore qualche tempo fa è che tutto deve dialogare, il sito del turismo, la pagina del turismo della città di Gaeta deve dialogare con la tua app, deve dialogare con l'app delle luminarie. Dobbiamo mettere a sistema ogni strumento tecnologico o cartaceo che abbiamo a disposizione per fare promozione turistica, altrimenti rischiamo che tu vai verso un percorso, noi andiamo verso un altro e confondiamo il turista, invece di agevolarlo rischiamo di confondere. E quindi il lavoro che state già facendo ultimamente è quello di mettere insieme tutte queste iniziative e quindi la tua app con alcuni pannelli che stiamo preparando, con
l'app più specifica per le luminarie, quindi devono essere visibili, perché l'app tua deve contenere anche l'app delle luminarie, così come viceversa. Perché? Perché un visitatore che viene d'estate deve sapere che durante l'inverno facciamo l'app delle, facciamo l'evento delle luminarie, e quindi dobbiamo favorire la destagionalizzazione. Alla stessa maniera, una persona che utilizzerà l'app durante il periodo invernale delle luminarie dovrà sapere che qui c'è questa app che fornisce tutta una serie di servizi, sia di tipo ricettivo, quindi alberghiero ed ex alberghiero, che anche di tipo monumentale storico. Quindi complimenti, grazie. Bravissimo, ci tenevo ad esserci, perché noi giovani dobbiamo distinguerci dagli anzianotti, e quindi volevo vivere questa, respirare quest'aria di gioventù e di energia. Quindi io direi così, passiamo la parola, se sei d'accordo, a Giampiero, poi ovviamente Angelo fa le conclusioni. Io purtroppo mi devo lasciare, che ho un altro impegno, quindi finché potrò esserci mi gusterò questa tua presentazione. E ovviamente Natale, se vuole dire due parole, ci fa sempre piacere. Assolutamente. Mi sposto di là. Sarò rapido così. C'è anche gli eventi. Assolutamente. Scusa, la partita di calcio di oggi è Allora, come ha anticipato il sindaco, innanzitutto lo ringrazio per la bellissima presentazione, la bellissima introduzione e la fiducia che ha riposto in me e nel film che abbiamo tirato su. Oggi ripresenteremo un progetto innovativo e unico nel suo genere. Un'idea che è nata in un piccolo garage e che da maggio dello scorso anno ad oggi ha assorbito praticamente tutte le nostre energie. Ma che al tempo stesso ci ha permesso di dar vita ad un ambiente di co-working sito nel cuore di Gaeta, e mettendo su questo team affiatato di oltre 20 collaboratori. Oggi siamo orgogliosi di metterli a disposizione di tutti quei ragazzi e quei professionisti che vogliano confrontarsi e condividere e sviluppare le proprie idee. Quindi tutto il nostro know-how siamo pronti a condividerlo con le persone cui vogliono sviluppare le loro idee. Questo è il nostro ambiente che abbiamo realizzato, è molto piccolo ma funzionale. Siamo quindi orgogliosi di presentarvi Gaeta App, è la guida ufficiale della città di Gaeta. Il nostro obiettivo è stato ben chiaro fin da subito, fin dall'inizio, quello di migliorare l'esperienza dei visitatori e di mostrare la nostra bellissima città a 360 gradi. Abbiamo sviluppato questo prodotto che è completamente gratuito e di rapida consultazione e di facile utilizzo. E questa è la schermata della home. Abbiamo curato ogni singolo dettaglio, privilegiando quella che viene definita in gergo la user experience. Insomma, abbiamo creato una vera e propria brochure completa digitale del comune di Gaeta, un biglietto da visita digitale che si va a integrare con la precedente applicazione delle luminarie. Abbiamo richiamato anche diciamo un elenco coordinato grafico con i colori il rosso e il bianco, il colore dello stemma di Gaeta. Quindi palleggiando questa applicazione e nel periodo delle luminarie, rimbalzando su quello delle luminarie e viceversa, proprio per far sentire il turista accolto e non farlo perdere, come anticipava prima il sindaco, tra i vari prodotti che sono stati realizzati e che stiamo realizzando. In merito al nostro patrimonio storico, culturale, naturalistico, abbiamo per la prima volta censito e raccontato ben 90 attrazioni storiche, includendo monumenti, chiese, ex chiese e quant'altro, e altre 48 attrazioni naturalistiche, includendo le spiagge, le calette, i punti panoramici, perché quello che vogliamo fare appunto è guidare il turista e portarlo anche lì dove è possibile fare un selfie, una foto, e quindi veicolare il turista stesso come mezzo di propaganda territoriale. Entro la fine, per un totale di 138 punti di interesse. Entro la fine dell'anno arriveremo a 165 punti di interesse censiti. Un lavoro di digitalizzazione che in effetti mai fatto prima. C'è tanto materiale cartaceo, ci sono tanti siti in internet, c'è tanto online, c'è tanto cartaceo, però un grande contenitore che raccoglie tutto e lo racconta con una certa qualità non c'era. Quindi possiamo dire che è un prodotto innovativo, se mi consente. Assolutamente. Sicuramente il primo nella città di Gaeta.
E per facilitare questa ricerca, ogni sezione ha delle categorie, quindi nella fattispecie questa qui delle attrazioni, monumenti, chiese, musei, spiagge, natura, ludiche e quant'altro. Ora vi mostrerò la visualizzazione in mappa. Quando l'utente apre l'applicazione nella home compare la mappa, quindi può sorvolare la città e vedere tutti i punti di interesse che sono stati censiti di tutte le categorie, delle storie, le attrazioni, le aree ludiche e i servizi. Nella versione Android abbiamo anche la visualizzazione tridimensionale e è possibile consultare tutti i contenuti in maniera più ordinata, in modalità lista. Se l'utente accetta la condivisione della sua posizione GPS, glieli ordiniamo in ordine di distanza da lui. Tutto questo filtrabile per sezione, quindi preferisce vedere gli story, solo i ristoranti, solo i bar, soltanto le aree ludiche piuttosto che le chiese. Ma non ci siamo limitati solo a raccontarle. Abbiamo preparato degli itinerari tematici a seconda degli interessi e del tempo a disposizione degli utenti. Itinerari in barca, itinerari veri in un giorno, itinerari anche romantici, itinerari storici, religiosi. E tutto questo per migliorare l'esperienza del visitatore e guidarlo sempre tra le bellezze della nostra città. Simulando il flusso di navigazione possiamo cliccare su un itinerario. L'utente può accedere a un singolo itinerario e consultare le singole schede del dettaglio. Adesso vi mostro una scheda del dettaglio, per esempio del Tempio di San Francesco, composta da una galleria fotografica, con in alcuni casi testimonianze storiche gentilmente concesse da Alfredo Langella. Abbiamo un nome, un sottotitolo, la descrizione breve e una descrizione lunga che è possibile leggere o farsela raccontare dal sintetizzatore vocale. Si trattava di una modesta struttura, senza alcun ornamento e rifletteva quello che era lo spirito francescano. Nel 1285 Re Carlo d'Angiò ampliò la chiesa e il convento, accogliendo le richieste del popolo, ed ammirato per la devozione dei suoi sudditi, volle imporre le proprie armi sul portone del tempio. Nel 1295 San Ludovico ra- E va avanti, perché abbiamo creato... Questa voce di chi è? È il sintetizzatore vocale all'interno del cellulare. Quindi Android ne avrà un tono e Apple avrà tutto il mondo iOS avrà un altro tono. Abbiamo inserito, non so se avete visto, i widget social in basso, proprio per l'appunto, come dicevamo prima, per le attrazioni più importanti, per far sì che l'utente diventi un veicolo di promozione delle nostre bellezze. E quindi Instagram e TripAdvisor, i social più usati, più diffusi. Abbiamo inserito ancora delle voci in cui raccontiamo quelli che sono i prodotti tipici della nostra città, quindi raccontiamo quelle che sono le nostre specialità e le attività dove si possono degustare o comprare. Ancora abbiamo inserito e raccontato le attività e le esperienze che contribuiranno a rendere unica la permanenza dei nostri visitatori a Gaeta. E come dicevamo prima, gli eventi, quello di stasera, in ordine cronologico e gli eventi che si terranno a Gaeta. Ancora un'altra sezione, la sezione curiosità, in cui raccontiamo un po' le origini di Gaeta, le cenni storici, la storia del nome, il follaro, le nostre tradizioni, i riconoscimenti e anche i set che hanno scelto, i registi che hanno scelto Gaeta come set cinematografico. Ma siamo andati oltre. Abbiamo censito nel dettaglio servizi, trasporti, linee autobus, attività, per un totale di 657 punti di interesse. Una veloce videata su quella che è la sezione dei servizi con tutti dei trasporti, parcheggi, ZTL, treni, porti turistici per raggiungere le isole e quant'altro. Nonché abbiamo abbracciato tutto il settore accoglienza, dagli hotel alla sosta camper, quindi da turisti che si fermano un giorno, due giorni, a permanenze più lunghe. Il tutto è stato proposto in tre lingue, italiano, inglese e russo, e qui lascio la parola a Natalia, giornalista di San Pietroburgo, che si è occupata della tutta la traduzione dei contenuti in russo. Grazie Giampiero, mi fa molto piacere essere qui e presentare insieme con Giampiero questo progetto di Atena, perché per me è stato un piacere collaborare con questo progetto. Nonostante che io amo tantissimo Gaeta, già sono qui 5 anni ed è per me diventato un luogo di cuore, io di nuovo, grazie a questo progetto, ho scoperto Gaeta, perché ho saputo tante cose interessanti, leggende, monumenti, chiese,
Anche c'era una parte gastronomica che è sempre un piacere tradurre, l'unica cosa sempre doveva mangiare prima, perché tutti i piatti tipici così buone, cucina italiana veramente migliore del mondo. Riguardo il turismo russo, voglio dire che questo è un progetto molto molto importante, perché il turismo russo ultimi 5 anni è cambiato. Perché prima forse i russi viaggiavano in gruppo, tutto organizzato, adesso i turisti russi sono diventati più europei e preferiscono anche essere liberi. Questo progetto veramente permetterà ai turisti russi sentirsi liberi, sicuri, perché c'è tutto in questo progetto. Fatto molto bene, molto semplice, e ci sono tutte cose utili, non solo tutte queste cose che bellissime, ma anche cose utili, che ogni turista russo può sentirsi molto tranquillo e sicuro. E anche altra cosa molto importante per l'intelligenza russa, che è questo progetto presentato di comune. E significa che cosa già funziona, c'è responsabilità, e anche in Russia già turisti possono fare questo viaggio virtuale. All'inizio un po' conoscere te e dopo venire, perciò io da parte mia voglio dare tanti tanti complimenti per questo gruppo lavorativo, perché è un progetto meraviglioso, che è una bellissima città, veramente un parco di divertimento che vale la pena presentare. Sono sicura che grazie a questo progetto il turismo crescerà. Andando a concludere, nell'ottica della valorizzazione e riqualificazione del territorio, riconducendoci anche a quello che era stato detto dal sindaco, grazie all'intervento dell'amministrazione, il progetto prevede l'installazione di 50 nuove targhe sui siti di interesse storico e naturalistico, che andranno a integrarsi poi con quelle che saranno le altre 14 del MAMMA e tutto il sistema che è già stato sviluppato sul territorio. Questo in realtà è solo il primo tassello di un progetto che è molto più ampio, che vedrà Gaeta in Alpa al centro di un percorso di promozione territoriale della città di Gaeta. Infatti abbiamo già programmato per luglio il rilascio della versione 2.0 con un aggiornamento cardine che includerà due funzioni. La prima, la sincronizzazione del portale del comune di Gaeta con l'app. E andiamo ad aggiungere un'altra sezione, che è la sezione delle notizie, in cui andiamo a sincronizzare tutti i contenuti istituzionali con quelli con l'applicazione, per agevolare la fruizione dell'utente e velocizzare anche diciamo, il raggiungimento dell'informazione. La seconda invece è l'implementazione di una tecnologia che eleverà il livello di interazione visitatore-città ad uno stadio mai visto prima, però su questo non anticipiamo niente e la scoprirete in seguito all'aggiornamento. Concludo quindi con i ringraziamenti, concludo con un plauso alle imprese locali e ai professionisti che hanno avuto una visione lungimirante e hanno creduto nel progetto sin dall'inizio. Sicuramente hanno saputo sfruttare quella che è stata, diciamo, un'opportunità offerta dall'amministrazione sostanzialmente per dare una mancia in più alla propria attività e per avere più visibilità sia a livello nazionale che fuori confini. Un ringraziamento particolare va al sindaco che ha creduto nel progetto cogliendone le enormi potenzialità, al vice sindaco, alla segreteria del sindaco tutta, a partire da Andrea Brengola, Roberto Mari, Stefano Giovanni, Anna Maria De Filippis, Cristoforo Accetta e tutti gli addetti ai lavori che ci stanno supportando per l'applicazione di questa segnaletica. Ancora voglio ringraziare, concedetemi, i miei collaboratori Marco Di Cecca, Alessia Tramontano, Gianluca Sarnelli per lo sviluppo, Mirko Di Ciaccio per il supporto e lo sviluppo lato app, Eleonora Parcaldi per la versione in lingua inglese, Natalia che abbiamo qui con noi oggi per la versione in lingua russa, Francesco Chianese per lo sviluppo del progetto fotografico della sezione attrazioni e Giovanni Masella per la sezione prodotti tipici, nonché Alfredo Langella, come dicevo prima, per averci concesso alcuni dei suoi scatti della sua collezione storica. Termino con ringraziare i miei genitori che mi supportano in ogni percorso che intraprendo, dandomi una carica nel carica nei momenti più impegnativi, e infine tutta la redazione, lo staff legale, tecnico e tutti gli altri collaboratori, da Roberta, Simone, Marina, Tullio, Salvatore, l'Istituto Pacinotti, che, per il quale 4 ragazzi sono stati con noi, che hanno supportato alcune attività durante il nostro percorso, e tutti gli altri collaboratori, come dicevo siamo oltre 20, per cui non riesco a citare tutti. Grazie.
momento diamo il via al lancio ufficiale di Catenapp. La versione iOS non è ancora completamente allineata a quella Android, ma nei prossimi giorni sarà fruibile al 100%. Per cui possiamo dire di aprire le porte, in questo momento riusciamo ad aprire le porte al nostro immenso patrimonio artistico a tutto il mondo. Bravo. Grazie. Allora, dunque, Giampiero, hai fatto una lista di ringraziamenti, ma qui in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziare te, come in buona sostanza. Io ti ringrazio chiaramente a nome mio, a nome del sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, ma della città intera, credo, perché questa applicazione, come hai detto te, serve sicuramente anche ai cittadini, ma serve per far conoscere Gaeta al mondo intero. A me è piaciuto molto un passaggio che hai fatto, che ho letto sulla tua presentazione, se non ricordo male, dove tu parli di museo a cielo aperto. Certo. Ed è vero, perché noi abbiamo realmente un museo a cielo aperto, purtroppo per alcuni versi ancora sconosciuto alla massa, ed è un peccato. Perché noi gaetani non sempre lo apprezziamo, siamo abituati a vedere delle bellezze che purtroppo, vedendole ogni giorno, quasi non ci sembrano tali, mentre invece poi io, che anch'io chiaramente, oltre ad essere assessore al turismo, lavoro nell'ambito del turismo, mi rendo conto, quando la gente che viene da fuori, quanto apprezza delle cose che per noi invece sono quasi diventate banali. Faccio un esempio, uno su tutti, non so se sicuramente tu avrai notato il lavoro di valorizzazione che stiamo facendo ai bastioni. È una cosa che storica, quasi quanto i bastioni, sono stati puliti una volta sola, credo, nella storia. E quindi sono venuti fuori. Adesso chiaramente il lavoro deve continuare, perché devono essere illuminati, ci deve essere la cartellonistica e quant'altro, però già da adesso si vede l'enorme differenza rispetto a prima. Io, quando abbiamo presentato quel lavoro, ho detto chiaramente che i bastioni sono un monumento, un monumento a cielo aperto. Ed erano completamente ricoperti da erbacce, insomma, adesso li abbiamo riportati al loro splendore, ma questo come tantissime altre cose. Tra l'altro, io ti faccio anche i complimenti, perché tu sei, tra l'altro, anche un giovane coraggioso, sei uno di quelli, cioè, leggendo il tuo curriculum, sei lavorato a Roma, sei andato a studiare a Torino e sei ritornato in patria, sei ritornato nella piccola città, quindi già questo ti fa onore, insomma, perché molti magari al posto tuo avrebbero scelto di rimanere una grande città, chiaramente per tutte le opportunità che ti può offrire. Invece il fatto che tu sei voluto ritornare nella tua terra d'origine, questo qua ti fa veramente molto onore, e chiaramente anche a noi come amministrazione non può che farci piacere, perché come si legge sui giornali, si sente al telegiornale, c'è questa fuga di menti. Le menti purtroppo tendono a fuggire fuori dai piccoli centri, ma addirittura fuori dall'Italia. Invece qua abbiamo assistito al fenomeno inverso, quando le menti invece studiano fuori e rientrano a casa. Questa, insomma, è una cosa che ci fa piacere. Speriamo che il tuo esempio venga anche preso d'esempio, ecco, proprio preso d'esempio da altri giovani, perché ne abbiamo tanti. Il sindaco prima ricordava anche Mirko. È bello che, insomma, che voi tornate qui, state qui a Gaeta, e si lavora, insomma, per la città, si vuole fare qualcosa di buono per la città. Chiudo in ultimo, proprio per un'altra nota, un'altra chicca che leggevo proprio dalla presentazione del tuo progetto, che è anche, diciamo, un progetto che guarda, in qualche verso guarda anche all'ambiente, perché ovviamente digitalizzando tutto ciò si riduce di gran lunga l'utilizzo della carta, l'utilizzo della brochure classica. È vero è che tanti preferiscono, però vogliono ancora, sono abituati a cartacea, esatto, però noi che siamo giovani, il futuro chiaramente non è più il cartaceo, quindi il cartaceo progressivamente verrà abbandonato, e quindi è giusto e buono, insomma, che noi ci stiamo, anche siamo a passo con i tempi, giusto? Anche per un discorso di aggiornamento, tutte le informazioni, gli orari. E perciò è ancora di più naturale nei confronti della gente, perché noi, ad esempio, che te ne dico una su tutte, noi avevamo una via delle mappe turistiche che per esempio non citavano e non menzionavano la Favorita, perché la Favorita, il bastione della Favorita, è un monumento che abbiamo riaperto e restituito alla città soltanto un anno fa, e abbiamo fatto per esempio una brochure dedicata, una brochure apposta. Se ci fosse stata già la tua app, avremmo semplicemente detto, avresti dovuto fare un ulteriore lavoro, però, insomma, sarebbe stato aggiunto in maniera molto più semplice. Quindi
Ancora di più a te vanno i complimenti da parte di tutti noi, perché è un atto che racconta la nostra città, mettere in mostra il fatto che abbiamo dei monumenti e un museo a cielo aperto, il fatto che è aperto al mondo intero, che rispetta l'ambiente e che dà anche un'opportunità di lavoro e di inesperienza a circa un tipo di 20 ragazzi, insomma, 10 lode, cioè più di questo non potevamo pretendere. Quindi grazie a tutti.